È il luogo simbolo della nostra città, a Margeri piace tantissimo, quindi abbiamo chiesto a Don Alvaro e a Sua Eccellenza il Vescovo se ci sposavano e quindi abbiamo avuto risposta affermativa, ci sposiamo il 21 in cattedrale. L'annuncio della data del sì arriva in un giorno simbolico, quello della scoperta dell'America. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e la sua dolce metà, Margeri Leiden, convoleranno a nozze infatti il prossimo 21 marzo. Molti pensavano che oggi sarebbe stato il giorno delle nozze, non è stato, abbiamo fatto ieri, proprio ieri l'11, le pubblicazioni e ci pareva opportuno proprio oggi dare la notizia del giorno delle nozze che sarà il 21 marzo del 2020. Quindi il giorno della primavera. È sempre simbolico per qualcosa, forse ancora più simbolico perché è il primo giorno di primavera, quindi si lascia un inverno e si va verso il sole, verso la bella stagione. Alessandro, when I met him, the first time he took me for a dinner and he was... just we were becoming friends. It was very beautiful. Friends about our common feelings about things and beliefs and what we believe is the right thing to do. And I thought, what an amazing guy. But of course, when he kissed me, it was all over. So he's a very good kisser. But that said, he's a wonderful man. And the spark was very strong. In fact, we both said that at a certain age, because we're not youngsters, we're also very young, right? But, yes. But we said, I feel it's you. Very beautiful. It's been lasting and it's been, I like to be very much in love, but in love with somebody who I respect and just as much as I love. So this is great. Resta la volontà degli sposi di vivere la giornata speciale assieme a tutti i concittadini. Sarà il nostro matrimonio che, siccome è un momento di grande felicità, vogliamo condividere con chi ci vuol bene, con chi vuol venire a stringere la mano e a fare un brindisi col sindaco. Dopo la cerimonia in comune ho avuto, e lo ringrazio moltissimo, la disponibilità da Sua Eccellenza di poter accedere al giardino della Curia, dove faremo un semplice brindisi tutti insieme. Tutti coloro che vorranno venire saranno ben accetti.